Nicola, innanzitutto come stai dopo il lungo attacco influenzale? Bene, adesso sto bene, ancora no al 100%, però mi sento bene in questi giorni. Sei pronto per giocare a Crotone? Come state preparando questa gara? Sì, sono pronto e prepariamo come sempre, sappiamo che è l'ultima partita e non conta niente, diciamo, però sempre vogliamo giocare bene e vogliamo vincere. L'ho detto anche il patron Pulcinelli, dopo due sconfitte consecutive, comunque serve un risultato positivo a Crotone. E certo, dobbiamo chiudere bene questa stagione e spero che vinciamo. Sei contento per come è andata questa stagione a livello personale? 6 reti, 7 assist, sei stato spesso protagonista. Sì, sono contento, però sempre posso fare meglio, molto meglio. E di come invece si è comportata la squadra? Sei soddisfatto? Sì, anche con la squadra penso che abbiamo fatto tutti bene, abbiamo fatto il nostro obiettivo prima che era salvezza, abbiamo fatto due o tre partite prima fino alla fine e adesso, come ho detto prima, chiudiamo bene. Tu sei stato uno dei 5 giocatori che ci hanno messo la faccia dopo la brutta sconfitta di Lecce. Avete reagito davvero da uomini? Eh sì, era una brutta sconfitta là, in un momento difficile per noi, anche prima di Lecce abbiamo perso due o tre partite di fila e va bene, poi abbiamo fatto bene contro Padova, abbiamo vinto e poi è andato tutto bene. Il tuo futuro, ovviamente sei un giocatore che ha tanto mercato, tu hai voglia e desiderio di rimanere ad Ascoli? Certo, come sempre io sono giocatore di Ascoli e per adesso sono qua, poi vediamo. Adesso non voglio pensare da niente, voglio andare a casa, voglio riposare bene e poi vediamo che succede. Comunque la tua intenzione è quella che potresti rimanere anche ad Ascoli, ancora un contratto di 2 anni. Certo, io ho contratto altri 2 anni e per adesso sono giocatore di Ascoli.